Potrick, l'echinoderma più popolare dei fondali oceanici dopo Patrick Stella, è ritornato per donarci migliaia di emozioni. Tuttavia, dietro quel suo sguardo morto si nasconde un cuore puro gentile, o forse dolore e mattanza. Anche stavolta, buona la prima. Hey Agent, questo è il video del Bones Guy con questo nuovo video. Siamo qui con la decima puntata di Tre Giochi Horror a caso. E quale miglior gioco per celebrare se non un'ennesima parodia di SpongeBob? E coincidenza vuole, ragazzi, che questo sia per l'appunto il secondo capitolo della serie che ha inaugurato Tre Giochi Horror a caso. Quindi siamo qui con Potrick Snap 2. Se siete interessati al primo, trovate la playlist in descrizione. Un gioco leggendario, nell'apice del trash probabilmente. Non mi aspetto di meno da quest'altro. Il pirata di Temu. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Tutto quello che hai fatto, dimmelo. Verrai imprigionato per 20 anni e ti porterò io di persona. Vi ho già detto che è un trash sto gioco. Ma senti, è un turbante. Oddio, ancora vivo il poliziotto. Un po' storto, ma è ancora vivo. Ma signore, non sembra star bene. Guarda come sta. E mi sa che un pochino Ok, ora è morto di sicuro. Che roba. Che roba, il primo era trash, ma questo proprio inizia benissimo. Non si... Cos'è? Un bunker anguria? Raga, è un'anguria gigante quella. Perché vedo il mio mouse? Ma senti, non viveva dentro lì una cavolo di ampolla? Ospedale. C'è una scimmia là sopra, avete visto? Potrick, anche lui c'ha il turbante. Ma che è? La jihad qua. Potrick è vivo. Ma non sono stato io a farlo finire in ospedale. Non mi ricordo come finisse il primo capitolo, ma io non l'ho fatto finire in ospedale, lo giuro. Parla e Sandy. E Sandy, è veramente. È veramente. Ah, è un osso. Sembrava altro. Sembrava altro. Ma perché io sono uno sporcaccione? Sandy, come ti parlo, Sandy? Ah, ho la torcia. Sandy, ma sei verde. Ma è Sandy marziana. Ho capito che c'è il copyright, però. Sandy non è verde. Grazie per avermi aiutato, Sandy. Ma io sono SpongeBob o forse Squiddy? You're welcome. Prego! Let's watch the news. Sandy, che è successo alla tua voce? Guardiamo le notizie. Ok. Sandy è strana, raga. Ma viviamo veramente dentro un'anguria. Cos'è, un finocchio questo? No, è un albero che cresce dentro un'anguria con un pesce penzolante. Ma che è sta roba? C'è una scimmia, ma perché ci sono scimmie ovunque? Perché ha delle spade in casa? Ma non è la scimmia lì di Toy Story, tipo? Uscito da Dark Deception. Oh mio Dio, cosa sto giocando? Be on head. Regional manager. Perché c'è una foto del regional manager dentro casa? Ah, mi devo sedere vicino a lei per guardare le notizie. Posso correre? Sì, correre. Le ultime novità dicono che Potrick è scappato e sta andando verso Human Sandwich. E si è bloccata la televisione. Non ho sentito anche cosa ha detto il resto, ma... Però... Probabilmente poco importante considerando che gioco stiamo giocando. Dimmi, Sandy. Non sono buone notizie. Ma mangiamo e domani andiamo da... Come da Sam? Chi è Sam? Ma non sei tu Sam? Sei Samia! Non sei tu! Ma che cazzo sta succedendo? Sto capendo niente. Cristo santo. È rimasto lo stesso bug dove ti guardano girando la testa a 360 gradi. Prendi la pizza dal frigo. Credo di sapere dove sia il frigo. Ah, che schifo. Che è sta roba? Una pizza ai peperoni. Mi aspettavo il jumpscare, sarò onesto. Vai alla sedia e siediti per mangiare. Non posso. Ah, ok. No, dai, che schifo. What the? Cosa? Delicious food.
Ah, che è successo? Non sto capendo niente. Cibo buono. Come ha fatto a mangiare con il casco in testa? Poi, il turbante, c'ha. Sei stranissimo, Sandy. Allora, parla a Sandy. Tu devi dormire. E tu no. Solo io devo dormire. Semplicemente dormi. Ok? Dormo. Se tu comandi di dormire, lo faccio. Ho paura di far arrabbiare Samia. È uscita dalla guerra santa? Oh mio Dio. Human sandwich menu. Cibo a base di pesce. $900, $300, $100, $100,000, $1,000,000. Un sandwich umano. Che è stato? Ho sentito tipo dei passi. Ah! Anche lui c'ha il turbante. Lei non ha dormito. Perché lei non ha dormito? È proprio trash sto gioco. Perché non hai dormito? Io sì. Cosa mi hai fatto mentre dormivo? Andiamo, Sam. Ah, ma sono io Samia. Ah no, io Samia. Andiamo, Sam. Io sono Sam. Da quando? Non riesco a collegare. Ok, andiamo. E andiamo. Vai da Blankton. Di che sta parlando? Ah, Plankton, intendi forse? Plankton? Blankton? Perché dobbiamo andare da Blankton? E vi ripeto, ci sta. Molti giochi... Guts Friends, è il Chum Bucket questo. Ci sta perché molti giochi vengono censurati proprio da... Perché fanno le parodie di SpongeBob, ce ne sono tanti. Salam aleikum. Salam aleikum. Cosa vuoi da me? Vogliamo parlarti. Ah, andiamo. Sembrano proprio quei discorsi trascritti da un'intelligenza artificiale che fa tutto meno che svilupparsi. C'è un coltello. Dobbiamo uccidere Patrick. Perché hai bisogno di me per questo? E lì, all'Human Sandwich, tu prenderai il controllo. Sono d'accordo. Questa tua intelligenza artificiale farà niente per te. Ok, sono con te. Che ha detto? Non riesco a capire niente di quello che stia succedendo. Sto solo leggendo gli obiettivi. Vedo che anche lui ha una scimmia. Una di queste scimmie esploderà, ne sono sicuro. No, Mr. Crab! È robotico, non è il vero Mr. Crab, vero? Dimmi che non è Mr. Crab. Vai in cucina e prendi il cibo. Di nuovo dobbiamo mangiare? Ragazzi, ma siamo seri? Dobbiamo mangiare di nuovo. VC. Così, in mezzo ai tavoli dove la gente mangia. Cioè, se uno gli parte proprio una scagazzata, buon appetito, Volevo... Prima mi aveva tirato sto coltello, lo posso prendere? Mr. Crab! Ah, non posso prenderlo? Scusa, Mr. Crab, se lo prendo... L'ho preso! Ha funzionato! Ah, no. C'è un muro invisibile che mi blocca praticamente se lo prendo. Dov'è il cibo? Ah, nel frigo sarà anche questo. C'è dei casù dentro il cibo. Cos'è questo? Una chela? Cosa devo prendere dal frigo? Vai in cucina. Ah, è sul tavolo. Ah, eccolo. Questo è il Mr. Crab. Sei mangiato Mr. Crab. No, ecco dov'è Mr. Crab. No. Perché mi fai questo? Plankton. Perché ci dobbiamo mangiare Mr. Crab? Ma almeno i sottotitoli. Cosa hai detto? Fin da quando ero bambino? La gente mi picchiava e mi picchiava. E non avevo amici. Ho vissuto da solo. Oh, mi dispiace per te. Grazie, Sandy. Scusami, Sandy. Non sono fatti tuoi. Cosa? Cosa? Vai in bagno. Non ha senso, ma non ci mangiamo il nostro amico Mr. Crab, no? Ok. Sembra un gioco, sembra. Cos'è sta roba? Un filmato dell'avvistamento del Bigfoot. Lasciamo perdere. Il mio cervello sta cercando di fare dei collegamenti in maniera erronea. Non ce la può fare. È entrato. No, li ha fatti fuori. No, Sandy. Cosa si è portato via? Ha fatto fuori Plankton e Sandy e si è portato via qualcosa. Un telefono, rispondi alla chiamata. E dov'è? Dov'è il telefono? Lo sento a destra.
Oh no, ha distrutto pure il robot di Mr. Crab. Ha distrutto tutto. E questo il telefono? Ma questo... Oh mio Dio! Sono rimasti turbanti soltanto di loro. Questo è Plankton. E lui? L'hanno fatto fuori di brutto. Pronto? Come stai, tentacolino? O Sandy, e voglio $1 milioni o Sandy è morta. Ma non credo. Oh, è 48 ore. Saluta tua mamma. E addio, piovra. Ma se sono squiddi, perché mai me ne dovrebbe fregare di... Mi sono dimenticato che sarebbe partita. Perché mai me ne dovrebbe fregare di Sandy? Cioè, voglio dire, ma poi $1 milioni, perché? Va bene, usciamo. Continuo a fare domande che sono inutili. Andiamo, usciamo. Il telefono me lo porto via, perché comunque sarà l'inizio, l'incentivo per raccogliere il milione. Vai a parlare con Gigafish. Cos'è il Gigafish? Vai! Chi è questo? È un cetriolo col passamontagna. Cos'è sto schifo? Chi sei tu? Oh mio Dio. Ah, belle chiappette però. Cos'è sta roba, raga? È un cetriolo col passamontagna. Oh Cristo. Ah, qualcosa mi dice che sia lui il Gigafish. Non so che cosa. Ma poi... Ma mi segue sto tizio? Ma mi dovrei fidare di sta roba? Cos'è, il mio assistente? Ah, ma è Plankton travestito? Non mi sembra. Mi sembra solo un cetriolo. Un cetriolo col passamontagna. Parla al Gigafish. Va bene. The Human Sandwich. Va bene. I'm the mummy from Squidward. Cosa? So now. Che? Okay. Capito un cazzo. Non ho capito niente. Prendi i soldi da Octopus World House. Prendi la casa da, i soldi da casa di Squiddy, suppongo. Dov'è la casa di Squiddy? Oh, quello è l'ananas. No, no, è l'ananas. Ok, ok, devo andare di là. Ci sono. Posso anche saltare. Ma sto tizio mi segue, raga, ma con la testa girata mi segue. No, stammi lontano. Non t'avvicinare a me. Brutto energumeno. Facocero. Stammi lontano. Ma ci sono scimmie ovunque, raga. Ma che cazzo sto giocando? Forse non è proprio il gioco migliore per portare la nostra bene amata serie. Ma va bene, le abbiamo portato di peggio sul canale, quindi diciamo che va bene. Chi è quel tizio? Perché è sotto casa mia? E soprattutto, perché continuo a fare domande quando è ovvio che le risposte non sono quelle che voglio? Oh, i soldi! I soldi! Oh, mi sa che mi attacca quando prenderò i soldi. Poverino, c'è un braccio spaccato. No, 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 è semplicemente appoggiato male. Sembra che sia gesso. È uscito da League of Legends. Da dove? Chi è sto tizio? Sembra un uomo scimmia di League of Legends. Wukong. Vado, ho preso i soldi. Metti i soldi nella macchina, qui. Ma quel tizio ancora mi segue. Ok. Per favore, dammi un dollaro. Qualche soldi. Ah, gli do letteralmente un dollaro. Thank you. Si è preso la mia macchina! Ma cosa? No! Ridammi i miei soldi! Sembra... Probabilmente se programmassi io un gioco in 12 minuti farei un lavoro più decente. Ah, si è ribaltato! Questo succede se guidi con la testa girata, idiota! Dove è finito il poveretto? È morto? Credo di sì. Credo sia morto di brutto. Va bene, prendiamo i soldi. E ora? Dagli a Gigafish. Ottimo, sono ancora straveloce, raga. Ma è un bug. Ok, Gigafish, ecco i miei soldi. Chi è? Patrick McGregor. Wake up. Patrick McGregor Sandy. Mi ha tirato un calcio. Svegliati se vuoi salvarti. Ora mi devi ascoltare. Perché se non lo fai, il tizio nella stanza con te ti farà... Ah, è tornato! Non è morto! Oh mio Dio. Mi ha detto che mi trasformerà in una cena se non faccio quello che dico. Vai nella stanza chiamata Patrick Room. Sarà mica quella? Ma Patrick, hai proprio delle belle zizzone lì. Mamma mia. E devo entrare? Sei sicuro che non ci sia il jumpscare? Cioè, già mi sono spaventato quando mi hai tirato il calcio alla Khabib. Hai 60 secondi per risolvere l'enigma. Muoviti! Tra tutte le creature acquatiche, gli scienziati hanno classificato una come la più intelligente. Quindi qual è il suo nome? Patrick, il granchio o il delfino? Coso?
Io dico che è il delfino, ma mi sa che Potrick non la prende bene se dico delfino. No, è ovviamente Potrick. È Potrick. Paura. Giusto? Vado! E vado! È giusto? Ok. Credo che tu non saprai la risposta a quest'altro. Rispondi a questa domanda. Oh mio Dio. Qual è il nome dell'animale più lento sulla Terra? Chiocciola, lì come cavolo si chiama, lumaca, io o il bradipo? Sono io, vero? Qualcosa mi dice che se non rispondo io mi fa fuori. Sono io! Giusto? Giusto. Signorino, al cetriolino piace. Chi è il più forte? Il ragazzo che è con me? Ah. Non credo proprio. Potrick o io? E Potrick, ovviamente. Cosa? Che è successo? No! Riparto da capo. E Potrick, va bene. Sei tu il più forte. Le domande sono rimaste, ok. Chi è il più forte? Ah, ha detto good luck qualcosa, ma non ho riconosciuto la voce. Se dico il ragazzo con me? Non l'hai presa bene! Ti ho fatto un complimento, figlio di Androcchia! Malestofante che non sei altro! Ma io non lo so! Mi ha ucciso! Ma ti ho fatto un complimento, dovresti ringraziarmi! Sono io! Chi è il più forte? Beh, direi per esclusione sia Potrick. Potrick è l'apice della catena alimentare. Il predatore... Chi uccidere? Me? Uccidere tutti? Questa è l'ultima domanda, scegli attentamente. Ma io non voglio premere. Io voglio salvare lei. No? Devo scegliere se uccidere me stesso oppure uccidere tutti. Sandy, cetriolino, mi sacrifico per voi. No! Era un bellissimo Squidward. No. Sono morto. Che cacata. Oh mio Dio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di Potri. Ah, il periodo natalizio. Chi non lo adora? E siamo qui con il secondo gioco, Babbo Natale è a casa. Ma vi ripeto che siamo su tre giochi horror a caso, quindi questo Babbo Natale non credo sia molto simpatico. Ma lo vedremo. Quindi, 25 dicembre 2002, siamo notte di Natale, a luna di notte. Ah, e qualcuno bussa alla nostra porta. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Arrivo! Ah, oh, è troppo presto per questo, Zoe. Chi è Zoe? Boh, wast per muoverti. Mi è rifilata una nota sotto la porta, non c'era prima, vero? Ok. Ciao, mamma! Babbo Natale è arrivato a casa nostra e ho visto che mi porterà per un... Credo sia appositamente scritto un po' a cazzo. Mi porterà per un bel viaggio. Babbo Natale vuole un regalo quando sarà ritornato. Qui è la lista dei desideri. Babbo Natale dice che se la mamma chiama la polizia mi terrà con lui per sempre. Ma siamo sicuri che sia Babbo Natale? Non qualcuno scappato, da un istituto di detenzione? Sono così eccitata di essere con Babbo Natale. Non ti preoccupare, mamma. Tornerò domani, con tanto amore, Zoe. Santo Babbo Natale sta sempre a guardare. Zoe? Cos'è questo, cara? Ma sono il padre o la madre? Zoe? Beh, credo che dovrò seguire questo... C'è mia figlia, mi ha appena detto che un potenziale serial killer l'ha rapita e io devo seguire la lista dei desideri. Biscotti, latte caldo... come cavolo si chiama? Sapete quel dolce lì? Quel dolce lì tipo a bastone... Campana e calzini, ok? Ho paura che ci fosse qualcuno alla finestra. Ha detto che Babbo Natale è sempre a guardare. Stanza di Zoe. Mamma mia, che bella casa. Zoe? No, è sparita davvero. C'è una nota, insanguinata. Ah no, è Babbo Natale. Stavo fosse stato. Zoe Barnes Adventure, 21 dicembre. Stavo camminando fino a casa fin quando... È un po' presto per Babbo Natale per arrivare. Sono ancora più convinto che non sia Babbo Natale quello. Quando ho incontrato Babbo Natale, mi ha chiesto dove fosse casa mia, quindi gli ho dato tutti i miei... Così mi avrebbe dato tutti i miei regali. Gli ho detto dove abito.
E ora sono così eccitata. Non ho proprio insegnato a mia figlia il comportamento buono. Veramente, il primo dicembre. Stavo andando a casa quando ho incontrato Santi, il Babbo Natale. Gli ho salutato e gli ho detto, ma veramente? Ma non leggi il diario di tua figlia? Cioè, voglio dire, era seguita da un tizio strano. Christmas, il Natale è quasi qui, sono così eccitata per tutti i regali e mamma, che mamma e Babbo Natale mi daranno. Spero che papà tornerà anche lui dal negozio. Oh mio Dio, dai. Povero bambino, povera bambina, cioè il padre è andato al negozio, questo ho raccontato a mia figlia. Oggi ho trovato un verme a scuola, l'ho preso ed era molto bagnato e gommoso. Papà mi raccontava che i vermi non sono schifosi e che sono amichevoli. Beh, papà non era proprio un bravo uomo se ti ha abbandonata così. Voglio dire, quanti anni avrà? Considerando la grammatica, credo 3-4 anni. Questo rumore? Lo sento solo io. Oh! Ah, la roba è verde, quindi siamo a posto. Dove lo devo lasciare? Dove devo lasciare? Sotto l'albero, magari? Non lo so. Dove devo lasciare la roba, signor Santi? C'è una ciotola bianca? Devo prendere prima i... Tenetevi lontani dai bambini. Ah, stiamo utilizzando il veleno per ratti. Va bene. Posso? Se c'è quella roba lì, posso avvelenare Babbo Natale. Babbo Natale. Diciamo che sia Babbo Natale. Diciamo che sia Babbo Natale. Scalzo. Cosa? Giuro che mi sono... tua figlia l'ha aperta. È scomparsa tua figlia ed è aperta la porta. Qualcuno è entrato attraverso la porta. Oddio, Zoe. Quindi Babbo Natale è entrato attraverso la porta invece che dal camino. È già questo. Ah! Ma non eri andato via con la mia pupa? Maledetto! È ancora in casa. Lo devo avvelenare, sto bastardo. Questo non è Babbo Natale. Dove mi devo mettere sta campana? F per droppare. Devo combinare, ragazzi. Allora, prendi il sugar cane. E non lo so dove devo lasciarli. Qua? Ah, lo vuole qua. Aspetta. Ce l'ho. No, non è caduta lì. Per Santi, aha. Devo raccogliere ancora 4 oggetti. Ottimo. Tieni, campanella. F. Ottimo, ancora 3 oggetti. Dov'è il maledetto? Ma poi una fonte di luce non ce l'ho. Ho bisogno di una tazza. Ho bisogno di latte. Devo mettere la tazza. E lì, il barattolo prima, come cavolo si chiama. Ok. Metti il latte. Lascia il latte. Prendi questo, mettilo nel microonde. Prendi i biscotti. I biscotti li avveleniamo, fidatevi di me. Secondo me ci sono più finali. Lascia. Apri. Signor maledetto Santi. No, deve essere una tazza. Una tazza vuota, oh maledizione. E come faccio a scartare? Ah! Ah! Ti odio. No, mi sa che ho messo un po' troppo presto. Ah, ok. Forse so come fare. Ci mettiamo i cioccolatini adesso. Prendi. Deve essere... Ah, una cup. Va bene in dentro qua? Deve essere vuota. Ma maledizione. Non me lo posso bere io il latte. Ma che cacchio? Sì. Devi seguire un ordine giusto. Lascia il latte. Ok, devo metterlo in forno. Ottimo. Maledetto bastardo. Seconda volta che mi spaventa. Posso accendere la luce? Ah, posso accendere la luce. Mio Dio, finalmente. Ma, ripeto, voglio mettere questo veleno qua. No, deve essere vuoto. Dove lo devo mettere? Ping. No, deve essere vuoto. Vediamo allora, cercheremo più finali. Che vi devo dire? Devo prendere ancora 2 oggetti. Mi sa che se non lo avveleno mi fa fuori a me. La povera Zoe. Perché apparentemente il veleno si mette prima, non dopo. Non lo sapevo. Non sarei un bravo serial killer. Sfortunatamente. E ora? Cos'è che mi mancava già? Le calze. E le calze dove le prendo? Dal mio armadio? Che cacchio ne so. Da qualche parte le dovrò pur prendere. O nel mio armadio oppure... Ah, ci sono le luci, perfetto. Calze. Ah, sono la mamma. Ah, ok, chiaro. Le calze? Che cacchio le prendo le calze? Zoe, non è che avevi nascosto una calza da qualche parte? No, niente. Ok. Interessante, niente calze da nessuna parte. Calze irreperibili. Mi sa che... Ah, da maledetto! Non pare così proprio.
A tradimento. Ma le calze? Ti posso dare quelle che sto indossando, puzzolenti? Qui che cosa c'è? Non posso fare niente. Va bene. Ma le calze ancora, rimaniamo con quel quesito. Dove siano le calze? Non posso almeno chiudere la porta, scusami. Ecco, guarda. Chiudi la porta, no? Idiota. Io non lo so. Potrebbe entrare chiunque adesso. Raga, le calze sono introvabili. Aspetta. Tragedia nel Forest Park, non riesco a leggerla. Probabilmente qualcuno è scomparso. Non si sa che c'è questo Babbo Natale che sta rapendo la gente. Sta facendo scomparire. Ma le calze ancora... Raga, non so dove trovarle. Nel frigo. Dove potrebbero essere le calze? Sai cosa? Ti lascio il veleno, maledetto. No, niente. Ah boh. Neanche un caminetto dove possano penzolare ste calze, niente. Introvabili. Che sono ste calze? Ma, allora, vogliamo litigare? Ho cercato ovunque. Sono sicuro di aver cercato ovunque. Questa roba non si apre. Non so, gli regaliamo il veleno per ratti? Facciamo così, va. Lasciamogli il veleno per ratti. Così è felice. Non posso dargli le calze, raga. Non so dove prenderle. Non ho la più pallida idea. Signor Santa! Ah, ma sei un maledetto! Se l'hanno fatto apposta! Per farlo comparire ovunque? E potrebbero essere delle calze, raga. Niente, niente. Perché sta foto girata? Ah, il papi che è sparito e ci ha abbandonati. Ah, che è andato al negozio, ovviamente, sì, sì. Sì, al negozio è andato, sì, sì. Tornerà di sicuro. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, tornerà con una nuova mammina, semmai. Ah, forse è qua. Calze, ah, trovato. Ah. Salve. Va bene, abbiamo trovato anche le calze. Ma potevi dirmelo, potevi illuminarmi quel maledetto sarcofago di cassetto. Mi sai che se sblocco il finale brutto avrei dovuto avvelenarlo. Tieni, tieni. Questo dovrebbe andare bene, per favore. Dimmi che Zoe sta bene. No, fa che Zoe stia bene. No, Zoe non sta bene. 25 dicembre 2002. Zoe non stava bene. 3 di notte, sono passate solo 2 ore. Io ho aspettato. Zoe, sei tu? Tonello. È un regalo, sarà mica per me. Era aspettato. Finale brutto. Senti, è arrivato a casa e mi ha portato in un bel viaggio. Un posto dove io e papà ci sentiamo caldi. Ora torniamo a casa per vedere il regalo che Santi ha portato alla mamma. Che la mamma ha preparato. Senti, ha anche detto che dovrei dare un regalo a mia mamma. Sono così eccitata per vedere la mamma. Sono sicuro che griderà. Ah, ma quindi era mia figlia quella. Forse avrei dovuto portare anche mia figlia a fare un controllo. Allora proviamo ad avvelenare tutta la roba. Proviamo ad avvelenare tutta la roba e poi... Giusto per vedere che finale ci sia. E poi passiamo al prossimo gioco. Era abbastanza un jumpscare stupido quello. Dai zitto. Ah, devo leggere la nota, se no non posso andare avanti. Dovrei leggere la nota, se no non esci da qui. Tab, ok. Speedrun ragazzi. Prendi il calzino. Ah, ma si sono spostati? Vuoi dirmi che si sono spostati casualmente? Non era lì la campana, vero? Ok che non mi ricordo, però. Lascia giù. Non riesco a droppare la roba. Sto spammando F come un suino. Non funziona. No, forse era lì che ho trovato la campana. Come non detto. Comunque, finale brutto. Finale sporco. Si chiamava Naughty. Eh sì, la roba si è spostata a caso. Ok. Ok, nessun problema. Tanto so dove è il veleno. No? Ok. Ancora 4 oggetti. Ok. Ok. Dai, sto spammando F, lo giuro, ma non vuole droppare la roba. Va bene. Adesso? No, stavolta prendiamo il veleno. Apri, prendi il veleno. Bastardo maledetto. Cosa? Perché devo utilizzare una tazza prima? Metti sti cazzo di biscotti e non rompere. Non lo so io. Che poi sembrano cereali, manco biscotti. Ok, lascia.
Ah, devo guardare a terra, per questo non funziona. Ah, chiaro come la luna di primavera. Non lo so se la luna sia chiara in primavera, però non mi veniva un altro periodo dell'anno, quindi ci accontentiamo. Vediamo. Mi spaventa, devo essere onesto, è comunque inquietante quando ti saluta così. Pezzo di merda. Pezzente che non sei altro. Ok, sì, devo semplicemente guardare a terra, per questo non droppava la roba. Adesso i biscotti avvelenatoschi. Pescio di merda. Pensi di farmela? Hai sbagliato persona. Io sono il re degli assassini. Non ho mai visto giocare su Assassin's Creed. Cioè, le stragi che ho portato su quel gioco non le trovi da nessuna parte. Adesso è introvabile il bicchiere. Bicchiere, dove diavolo sarà? Solo Dio lo sa. Dove avrò lasciato quel bicchiere maledetto? Ah, eccolo qua il bicchiere. Perché il bicchiere all'entrata? Nessuno lo sa. Ma non facciamo domande. Fanculo. Spaventa. Da fastidio. Pezzo di merda. Dovrei avvelenare sia... Magari dovrei avvelenare sia il... Sia il latte che... È vero, non ci ho pensato. Avrei dovuto avvelenare sia il latte che... I biscotti, dite. Magari la dose non basta. Chi può dirlo? Vediamo. Droppa. Per favore, droppa. Ok, dovrebbe andare bene. Allora, fai che stia bene, Zoe. Non lo so. Se era quella dentro un regalo... Non ne sono proprio convinto. Sempre alle 3 di notte. Stanno bussando, il che mi fa pensare che comunque sia vivo. Ah, evviva! Zoe! Come va? Zoe, oh, mia bambina. Ciao, mamma. Grazie a Dio, sei al sicuro. Ero così preoccupata per te. Ti ho detto che sarei stata bene. Babbo Natale si è preso cura di me. Ha visto il regalo che hai preparato per lui. L'ho amato così tanto che si è addormentato. Oh mio Dio, Zoe, la prossima volta non seguire le persone strane. È un po' tardi per dirglielo. Specialmente quando entrano nella casa nostra. Ok, mamma, mi dispiace. Ok. Dov'è la cinghia, cazzo? Ah, è vero, papà se n'è andato. Meno male che stai bene. Mamma? Sì? Quando è che Santi si sveglierà? Mai più. Il prossimo Natale non ci sarà più. Bel finale. Un tentativo di rapimento è stato bloccato dalla... madre di questo bambino. Mentre è arrivato il giorno di Natale, Talia Neal, 27 anni, si è svegliata perché qualcuno ha bussato forte alla sua stanza della camera da letto. Era quasi luna, era luna in punto. Stava aspettando, si aspettava che fosse sua figlia, Zoe Barnes, 6 anni, di essere alla porta. Quando ho trovato invece una nota molto terrificante. La madre e il bambino vivono da soli in un piccolo appartamento. Che appartamento è? Una casa, non è un appartamento. È stato raccattato da una battaglia per la custodia di Talia tra l'ex marito con Talia, di questa ragazza. E Samuel Barnes. La giovane madre sperava di godersi il Natale con sua figlia, non sapendo gli orrori che avrebbe dovuto affrontare. Talia ha scoperto che sua figlia era scomparsa la tarda mattina. era notte, non era mattina. La mattina del Natale, vabbè. La nota scriveva di un tizio che si chiamava Santi, che era entrato dentro la casa e aveva provato a portarla per un bel viaggio. La nota anche parlava che la madre doveva preparare un regalo per Santi, per preparare la sua lista di desideri, se voleva rivedere sua figlia sana e salva, come una specie di, diciamo, ricatto. Con il suo intelletto, Tania è riuscita a bloccare una morte terribile. La giovane madre ha aggiunto del... Scrivi pure che ho avvelenato una persona. Scrivi che ho ucciso una persona. Probabilmente finirò in galera per sta roba. Ha messo del veleno per topi, rendendo il tizio, cioè facendolo addormentare, e permettendo alla giovane Zoe di ritornare in maniera sicura a casa. Santi ha ancora... deve essere ancora identificato, ma siamo tutti grati per l'esito di questo incidente. E roba. Mi chiedo che cosa succede. Cioè, mi chiedo se ci siano altri finali. Non credo. Abbiamo avuto il finale bello e il finale brutto. E ora, niente. Raccontatemi nei commenti cosa ne pensate del Natale. Terzo gioco. Non sei da solo. No, si chiama così il gioco. Cioè, mi sembra palese di non essere da solo, ma il gioco si chiama letteralmente così. Ti piace camminare in giro per appartamenti abbandonati. Imparerai che un po' un ospedale abbandonato, del quale nessuno ha mai sentito parlare, e quindi fai un giro con la tua torcia. Ok. Va bene. Ah, che cazzo!
C'è nessuno? Mi sono fatto la bua al ginocchio. Ho bisogno di un cerotto. Mi staccano la cucuzza in cambio. Che c'è scritto qui? Tieni il mouse sinistro e muoviti per zoomare. Che c'è? Delle radiografie. Ma non posso aprire? No, così mi pendo a destra e a sinistra. Ok. Ma come si apre la porta? Left mouse, un button. Ah, ok. Ora ho capito. Hide. Perché mi devo nascondere? Perché mi dovrei nascondere? Oh mio Dio. Che gioco è questo? Ho paura. Qualcuno si è mangiato delle budelle umane qua. Tieni premuto per ispezionare. Cosa scopro qui? Una foto di una suora. Che cacchio è sta roba? Va bene. Vedo che la scritta è rimasta sulle porte. Cosa ci sarà qui ad uccidermi? Sentiamo un tizio che si mangiava le persone e c'è una ciotola. Diciamo che aveva iniziato con i buoni propositi mangiando dai piatti. Poi ha preferito... ha preferito passare direttamente al sodo ed evitare di lavare i piatti. Molto intelligente. Mi piace, mi piace. Intrigante quando le porte si intersecano in quel modo. Ma perché c'è tutta sta nebbia in un ospedale? Ci sarà un motivo se l'hanno abbandonato. La presenza della nebbia. Cos'è che mi convincerà ad andarmene? Che poi per essere un posto abbandonato ha un bel po' di luce, Non per dire. Però è carino il concetto del nascondersi in questo modo, Non tutti i giochi ce l'hanno. E poi questo mi ricorda molto Amnesia. Amnesia. Ma io che cosa sto cercando? Quella è la domanda. Ho capito che mi intrufolo nei posti abbandonati, ma quale pro? Faccio video su YouTube cercando di diventare famoso. Vi devo fare qualcosa. C'è una nota. Sembra che inizi a capire chi ha disegnato questi cosi. Quo cuspe. 3 a destra, A è uguale a D. 1, 2, 3. Quindi, Q... Oh mio Dio, non sto capendo niente. A è uguale a 3. No. 3 a destra è uguale a D. Vuol dire A è uguale a D? What the fuck? No, non riesco a cogliere questo significato. 3 a destra, quindi A, B, C. A è uguale a D. Quindi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma allora non ha senso. Non ha senso quello che sto dicendo. Proviamo 0, 1, 2, 3. Non lo so. A è uguale a D, quindi. Boh. Cosa dovrebbe significare? Q è 1, 2, 3. Non lo so. Così sarà? Oh? Ma no, non vuol dire niente. Ah no, aspetta, forse ho capito. Ma non arriviamo comunque a 4 cifre. Anche così. Io vedo 5 lettere, ma 4 cifre. Cioè, come devo interpretarla sta cosa? Quoxpe. Sembra che tu inizi a capire chi è. Chi disegni sui segni. Boh. A è uguale a D. 3 a destra. 3 a destra. 1, 2, 3. Ma anche lì, vi ripeto. Ah, no, aspetta. T. O a destra. Quindi 3 volte a destra. T, R, X, R. Ma non ha senso neanche qui perché 3 volte a destra di X non c'è un cazzo. Boh. T, R, Y. Proviamo così. P. 3 volte a destra di P, che cosa c'è? Trair. 1, 2, 3. Trair. Boh. Che cacchio ne so. Mi tiro indietro. Mi tiro indietro perché non sto capendo. Ci ho provato, Oh Cristo, posso correre. Una cosa che non mi garba affatto. Non ho ancora capito l'enigma. E quello è il problema. Chiusa. Aperta. Che cos'altro c'è qui? Oh, raga, è incredibile sto gioco. Più che altro è fastidiosa anche la musichetta in sottofondo. Il fatto che possa correre mi fa paura. Perché... ma non posso correre più di tanto. C'è un limite al mio stamina. Vabbè. Vabbè. Sono ancora confuso. Cosa c'è? Un punto interrogativo qui. C'è un punto interrogativo.
Devo far cadere qualcosa nel punto interrogativo? Non so, non sembra avere la possibilità di spostare niente. Non è la più pallida idea, raga. Cosa devo buttare lì? Non lo so. Continuiamo ad esplorare. Ma sta porta non si può aprire dall'altra parte? No, evidentemente no. C'è un generatore che probabilmente salterà nel breve periodo. Qua ci sono già stato. E qua si esce. Purtroppo però non posso uscire, evidentemente. Però sarebbe troppo facile. Che gioco è? Sono appena arrivato, perché me ne dovrei andare? Perché stai per morire, ecco perché. Che cacchio vuoi? Ah no, aspetta, sette? Cosa? Sette cosa? Cos'era quella creatura che mi è comparsa lì davanti? Sette cosa? Il cestino mi dice sette. Potrebbe darsi che sia la combinazione? Devo cercare nei cestini la combinazione? Non so, c'è qualche altro cestino qui da qualche parte? Un'altra foto di un universitario. Oh sì. Qui non c'è niente. Questo cestino non è importante. Non faceva la raccolta differenziata. Qui c'era un cestino, forse. Ah sì, c'è. Sette. Sette, uno. Ah no, aspetta! X! Aha! Ce l'ho. Ho capito. Credo. Guarda qua. Sette, l'ultima cifra è sette. Ecco perché, vedete, ci sono più punti interrogativi, l'ultima cifra è sette. Aha! Chiaro. Chiaro, quindi quel coxpe non serviva a niente. 7, questo era 1. Ed è la? Seconda cifra è 1. Ultima cifra è 7. Seconda cifra è 1. Ultima cifra è 7. Qui. Oh, qui c'era un altro cestino. Dov'è l'altro cestino? Eccolo qua. 3. Quindi era 3. 1, 3, 7. Allora l'altra cifra la troviamo. Sparando a Mutz. 3. Qual era già? 3. 1. 7. L'altro sarà. Ma non va! Non funziona! Mi sono sbagliato? What the fuck? Era 3, 1, 7, no? Vabbè. E qui punto interrogativo. Punto interrogativo. Ma allora, zio, ti spieghi o ti spieghi? Perché ora come ora non sto capendo niente. Questa è 137, non 317. Sono pure coglione, sono. È 137, non 317. È 137. 137. Oh, l'abbiamo trovato! Oh! Sento dei passi? Mi sono sognati? Mi è sembrato di sentire dei passi, raga. Vero? Però abbiamo la chiave. E so dove serve questa chiave. C'era una porta chiusa, una sola porta chiusa in questo gioco. Sbloccata. Sei sicuro che non dovrei scappare? Ho paura. Ho paura che arrivi qualcosa dietro di me. Oh oh. Ah, chiusa anche questa, ma vangul. Oh, sento guava. Corri! Devo uscire? No, c'è la porta. Scappa. Oh no, c'è un enigma del cacchio. Ah, devo scappare. Sta per sfondare la porta, vero? Mi serve un'altra combinazione, dici? Ma ce la fa a sfondare? Cioè... È arrivato! No! Non mi mangiare! No. Sento i suoi passi coprire la musichetta. Sta arrivando? Lo sento camminare. Sì, sta arrivando. Oh, Cristo. Ma il tizio che prima mi ha spaventato? Dov'è? Mi posso nascondere sotto il tavolo? Dite? Forse. Non lo so quanto funzioni nascondersi sotto il tavolo con quella roba. Andata, ho sentito sfondare una porta. Ma poi l'altro aveva pure una combinazione. Andata? Oh no, sta arrivando da me. Oddio, adesso l'ho visto. Vieni, forestiero. Ma sta cercando un po' a Muzzo. Ah no, sta sbattendo le porte.
Zio, ma vedi la mia torcia, per caso? No, non sembra abbastanza intelligente. Cacchio è? Un paziente! È un castoro rimbambito, che è? Ehi, dove stai andando, bello di mamma? Idiota. Ah, no, ritorna! Ora io? Vado via. Vado via. Vado a provare la porta. Infatti è stupendo come i suoi passi coprano la musica. È stupendo. È stupenda sta cosa, veramente. Nulla da dire. Oh, continua a sbattere le porte. Ma non devo andare dove è lui? Può darsi di sì. Ma perché c'era un lucchetto e aveva bisogno di una combinazione? Questo che faceva? Questo mi fa pensare che... dobbiamo controllare che non arrivi a prendermi. Niente? Cosa? Ho cambiato la password. Hai controllato Richard Ibra, William e Jacob? RDWJ. Come si esce da qui? RDWJ. Che vuol dire? Ah no, aspetta! RDWJ. Quindi? Dovrebbe significare qualcosa con la roba? A è uguale a D? RDWJ. Oddio. A è uguale a D? E qui il tizio? Vabbè, la musica sta andando avanti, quindi probabilmente no. RDWJ, quindi XYZ. Quindi Z, ma Z a che numero dovrebbe corrispondere? RDWJ. Sento camminare. Oh no, sta arrivando da me. Sta arrivando da me. Oh sì, sta arrivando da me. Devo capire che razza di combinazione richieda. Sempre numerica. Corre! Non lo sapevo che potesse correre! No! Sotto i tavoli non mi prende. Anche lì sarà una combinazione numerica. Ma allora? Buh. 3 a destra. E va lì. Sfondami la porta, per cortesia. Maledetto. E devo capire che cacchio devo fare. Cioè, il tizio può correre. E questo mi preoccupa. Ma... la combinazione RDWJ dovrebbe significare qualcosa con quello che abbiamo visto finora, no? Con quel cavolo di enigma da 4 soldi. Ma quale? C'è qualcosa? Non vedo niente. RDWJ. Raga, che cavolo ne so. 6, 8. Non lo so. Come si esce? Ok. RDWJ. Scusami, ma mi ha detto che devo scappare. Magari devo solo andare alla porta e poi mi compare la combinazione. Oh oh. Arrivando qua. Io non posso dove nascondere. Ah no, ce l'ho. Ce l'ho, come non detto. Forse no. Ah sì, ce l'ho. Niente. Oh, Richard! 2? Ecco qua! Quindi devo cercare delle foto. RDWJ. RDWJ. Quindi... Richard è il 2. È andato di là. Richard è 2. Sento camminare a sinistra, ma ho paura che sia qua, dentro una di queste stanze. Oh sì. No. Richard 2. Oh, eccolo qua. Si capisce? Margaret Jacob. Quindi 4 è l'ultima cifra. 2, tata, 4. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra foto. 2, poi 4. 2 e l'ultima cifra è 4. Ah! Oh, maledizione. Oh, maledizione. E dove mi nascondo adesso? Ah no, non mi sta neanche cercando il tizio. No, posso nascondermi qui? No. 2 e le ultime cifre è 4. Ce ne serve almeno un'altra. RDWJ, no? Jacob. RDWJ. Quindi 2 e poi 4. Sta andando di là. 2 e poi 4. Ok, è andato di là. 2 e in fondo abbiamo il 4. Mamma mia. Vuol dire che quando c'è qualcosa che ti insegue non è così facile cercare la soluzione. 2, in fondo abbiamo il numero 4. Poi potrebbe esserci un'altra foto. Ma prima c'erano, secondo me sono spawnate dopo, se no me ne sarei accorto. 2 e in fondo ci abbiamo il 4.
Era quel sbattere. Due, in fondo ci abbiamo il 4. Foto, foto. Aspetta. RD. 2, 5, sconosciuto. 4. 2, 5, sconosciuto. 4. 2, 5, sconosciuto. 4. Oh. Andiamo qua sotto, va. 2, 5, sconosciuto. 4. Ci siamo quasi. Non so dove sia la splendida creatura. Pelatura. La splendida pelatura. 2, 5, eccolo là. Sta arrivando. Eccola lì la mia bellissima creatura uscita da Narnia. 2, 5, sconosciuto, 4. Voglio scoprire il finale. Secondo me non posso andare per avere il finale brutto, ma voglio scoprire il finale. 2, 5, sconosciuto, 4. Ci sono. Dai, sbrigati, non è in quella stanza, sono qua. Dai, cammina, maledetto. Paura che mi prenda prima o poi. 2, 5, sconosciuto, 4. Dai. Adesso ritorna indietro a fare un altro giro, vero? No? Ottimo. 2, 5, sconosciuto, 4. Dai. Corri, maledetto. Ma poi veramente devi trovarle per caso queste soluzioni. Maledetto gioco. 2, 5, sconosciuto, 4. Vai. Corri, ho lo stamina limitato. Non riesco più a correre. Ok, non riesco più a correre. 2, 5, sconosciuto, 4. Oh, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, che cosa c'è? Martello? Preso martello, ora me ne devo... Ah, non c'è un finale! Cosa? Ho bisogno del martello per scappare? Che? Sta arrivando. Via. Sta arrivando. Ah, aspetta, mi posso nascondere sotto quest'altro letto. Chiudi la porta. Non sento più camminare. Abbiamo il martello, ma ci serviva per scappare. Neanche lo sapevo, avrei dovuto controllare l'entrata. Quindi l'idea del gioco è di mandarci lì e poi trovare la porta sbarricata. Ma chi è che ha la barricata se questo non ha neanche le capacità di correre normalmente? Un essere umano. Con cosa la barricata? Con lo sputo? È qui. E guarda che ombra. Stupenda. La maniglia è staccata dalla porta. Posso uscire? Senza essere ucciso? Ok, è lì. Via. Via. Corri ragazzo, corri. È un gioco stupido, ma lo voglio finire. Se no non starò bene la notte. Devo finirlo assolutamente. Costi quel che costi. Posto? Non so che cosa mi serve il martello, ma se mi serve perché... Eh sì, la porta è barricata. Che roba. E come faccio? Come faccio, raga? Ah, ok. Aha, fine. Fine di troia. Che merdaccia. Ma stai scherzando? Ma non mi farmi vedere il suo sottoveste. Per favore, copri. Non guardare quella schifezza. E niente ragazzi, è finita anche questa avventura. Finisce qui la puntata di 3 giochi horror a caso. Fatemi pensare cosa ne pensate dei pazienti degli ospedali che hanno voglia di mangiarvi. Vi ringrazio per aver guardato fin qui. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella.